Non c'è Sanremo che tenga, i veglioni di carnevale hanno registrato il tutto esaurito. Un tripudio di colori, musica e divertimento ha caratterizzato le feste di sabato sera a Villa Picinetti, organizzata dall'ente carnevalesca, e alla polisportiva La Combattente a cura della Proloco di Fano. Qui circa 500 persone, tra fanesi e turisti, hanno riempito la bocciofila, presenti anche molti politici, consiglieri, assessori e candidati sindaco. Nel corso della serata due giurie hanno assaggiato e valutato le migliori gluppe e le mascherate. La prima competizione è stata vinta dal granchio azzurro, che ha preparato un menù a base di pesce con tanto di brodetto al granchio blu. La zuppa di granchio blu con un granchio blu vivo, e quello era l'argomento. Poi abbiamo messo gli scottaditi, le seppioline, abbiamo messo le vongoline, il brodetto, e le seppie coi piselli, l'insalata di mare. E poi cosa abbiamo messo? Con la polenta, anche il brodetto con la polenta. Praticamente c'era di tutto di più. Lo stesso gruppo si è aggiudicato anche il secondo posto per la mascherata più bella. A trionfare però è stata l'associazione Viviamo Centinarola con una sfilata di meduse. Abbiamo strillato e abbiamo gioito, insomma, di questa vittoria. Siamo stati molto contenti, ma ci siamo divertiti sia stasera, ma soprattutto i giorni precedenti, perché ci siamo incontrati nella nostra sede e abbiamo passato tantissime ore a divertirci e a creare questi ombrelli che abbiamo fatto noi e abbiamo ricoperto, abbiamo acquistato i tessuti e abbiamo praticamente ci siamo fatti anche vestitini, insomma. E quindi è stato veramente molto molto divertente. Al terzo posto invece il gruppo di Top Gun. Top Gun, però anche Top Fan, perché noi osiamo volare e vorremmo volare anche qui a Fano col nostro aeroporto. Nella nostra esibizione abbiamo proprio coreografato la musica del film Maverick, eccetera, però con i nostri amici che suonano questa sera saremo sempre in pista, perché i miei ballano di tutto. Premiata anche la miglior maschera singola, ad aggiudicarsela Candy Barbie. Come mai avete scelto il mondo di Barbie? Ma non so, forse perché è stato un film che ha avuto successo, ci siamo ispirati da lì, ecco. Siete state anche molto carine, perché durante la sfilata vi siete attrezzate con la confezione e la scatola di Barbie. Sì, ci siamo messi un po' d'accordo di fare una scatola, perché tanto la Barbie quando la acquistiamo è dentro la scatola. Ci siamo messi giù, abbiamo costruito questa cosa. Quindicesima edizione del Veglione della Gluppa, com'è andata questa serata? È andata veramente molto bene, c'è stata tantissima gente, come del resto ci aspettavamo e come è successo anche gli anni passati, quindi sicuramente un ottimo risultato, tutti quanti si sono divertiti e abbiamo dato tantissimi premi, regalando comunque sorrisi a tutte le persone che hanno deciso di mettersi in gioco e dimostrare comunque dei vestiti bellissimi per quanto riguarda le sfilate e di fare delle gruppe veramente importanti e fantasiose, come è successo questa sera. Quindi sicuramente una serata è riuscita perfettamente, peraltro un caldo pauroso, però alla fine ne valsa la pena, insomma, come si suol dire, abbiamo sudato, ma il sudore, insomma, ha ripagato di quello che è stato fatto in questi giorni.